Buonasera a tutti, benvenuti. Cominciamo, il titolo che hanno dato questo pomeriggio è Sguardo. Sguardo di donne dal mondo. Il gruppo delle mamme del mondo sta lavorando a Presezzo, Botanuco, Chignolo, Madone, Porto San Pietro e Mapelo. Praticamente un progetto che è nato 3 anni fa. Le donne nel gruppo delle mamme del mondo, nel primo incontro che ci siamo trovato, hanno risposto a una domanda molto semplice. Chi siamo noi? L'altra domanda era, da dove vengo? Bisogna lavorare sull'autostima. Il secondo incontro si lavora dove siamo e con chi siamo. E lì intervengono le mamme italiane, perché il gruppo delle mamme del mondo, la presenza delle mamme italiane è fondamentale. Perciò le mamme italiane cominciano a dire, a fare un po', se volete, la guida esperta del territorio. E loro, a partire dai racconti anche molto semplici, cominciano a dire a queste mamme straniere dove sono. Cominciano a partire dalla quotidianità a far conoscere il territorio. La quotidianità cosa vuol dire? Vuol dire le scuole, l'ospedale, la biblioteca, eccetera. Perciò cominciano a tessere dei legami, che è fondamentale. Perché con l'immigrazione praticamente si taglia tutto il legame affettivo, parentale, con il territorio. Invece, arrivando qua si deve tessere di nuovo, è come nascere di nuovo. Perciò lì è fondamentale il ruolo della donna italiana, che sempre essendo nata qua comincia a spiegarle, eccetera. E l'ultimo incontro invece partecipiamo tutti, immigrati italiani, tutte le mamme del mondo, dove diciamo cosa vogliamo. Cosa vogliamo? Perché ci troviamo? E una delle cose molto belle in questo incontro, uscito quasi in tutte le gruppi delle mamme del mondo, è uscito questo, lavorare per il futuro dei figli. Allora, praticamente il futuro dei figli significa che poi non c'è, tu sei italiana e io sono straniera. Siamo mamme, donne del mondo che stiamo lavorando insieme, una a fianco all'altra, giusto per il futuro dei figli. E cosa significa il futuro dei figli? Significa a partire dall'organizzazione della famiglia, a partire del fatto di cominciare a dialogare di più con i figli, cominciare a creare dei ponti tra la scuola, fondamentale quello della scuola, perché si sa il desiderio della maggioranza delle mamme, comprese le italiane, tutte le mamme, loro vogliono che i figli abbiano un esito scolastico. Posso dirvi che adesso questo gruppo delle mamme del mondo, tra l'altro, cominciano a auto-organizzarsi. E ogni gruppo ha delle caratteristiche molto particolari. Magari diamo la parola a Botanuco, che rappresenta un po' le mamme anche del Presezzo. Sono Nelly, vengo dalla Colombia e sono con il gruppo Le Mamme del Mondo di Botanuco. Mi chiamo Muna. Sì? Sì, il gruppo Le Mamme del Mondo. Faccio parte del gruppo Le Mamme del Mondo. Con la nascita di quell'idea del gruppo del mondo ci siamo sentiti un po'. Eravamo nel deserto, dopo che ci siamo sentiti che anche noi esistiamo, abbiamo cominciato a collaborare, a fare tante cose che. Come si. Ogni anno festeggiamo con una cena insieme, tutti internazionali, perché ci sono marocchini, tunisini, africani di tutti i tipi. Sì. E siete felici? Ok, Sandra. Io sono Sandra Salve, sono del Perù. Sì, sono contenta come le altre mamme del gruppo Le Mamme del Mondo di Botanuco, come penso anche delle altre mamme degli altri paesi, noi siamo contenti. E anch'io mi sentivo un po' non tanto isolata, perché poi serve un po', penso, che le persone devono essere un po' più sociabili, sociali, no? Con le altre persone, mi dipende anche del posto da dove vieni. Io da dove vengo, del Perù, e lì sempre da ridere,
salutare a tutti, anche se non lo conosci, vedi a uno che passa sempre, lo saluti, e l'altro che non ti conosce, non sa chi sei, ma ti ha visto passare, i quali ti salutano. E io facevo così come altre mamme, no? Da dove vivevo, ma certo che non mi guardavano tanto bene, no? Poi ho imparato dopo poco, da quando sono entrata, ho iscritto mio figlio alla scuola materna, no? Poi sono contenta perché senza distinzione di razza, colore, no? Condizione sociale, cultura, siamo tutti assieme, sì, siamo assieme, siamo contenti. Io ormai avrei pensato di avere fatto tanta amicizia con le mamme del Marocco, perché immaginate là in Sud America uno il Marocco lo pensano come sarà, solo nella TV, no? E io parlando con loro, condividiamo tanto, siamo care amiche, io mi sento benissimo e io ringrazio per questo. Allora.